Boop! Yeah. E benvenuti al consueto appuntamento con eccellenze italiane. Questa sera abbiamo come ospite il dottor Massimo Petrilli, oculista. Buonasera, Buonasera. il dottor Petrilli ci parlerà di cataratta. Sì, eh, iniziamo innanzitutto col dire che cos'è la cataratta. Eh, la cataratta è eh, un fenomeno legato all'invecchiamento dell'occhio, quindi non è una reale malattia, ma fa parte del, dell'invecchiamento del nostro fisico, che porta a una progressiva opacizzazione della lente fondamentale dell'occhio. È come se noi non pulissimo mai il vetro di una macchina, alla fine il parabrezza sarebbe opaco e non ci si potrebbe più vedere. Questo succede all'interno del nostro occhio, l'obiettivo dell'occhio si rovina, si opacizza e eh, diciamo porta a una riduzione della vista. I sintomi iniziali sono diversi, può essere l'abbagliamento alle luci, eh, qualche fastidio, anche a volte i pazienti dicono a momenti, ma insomma fondamentalmente porta a una riduzione della vista. Eh, è la, eh, la, la terapia della cataratta è una terapia esclusivamente chirurgica. La cataratta essendo legata all'età è molto diffusa nel mondo, tanto che l'intervento di cataratta è l'intervento più diffuso al mondo. Consideri che in Italia se ne fanno circa 700.000 all'anno, eh, io ne faccio quasi 400, forse 400 all'anno, quindi è un intervento che eh, diciamo è diffusissimo. Quindi l'unico modo è l'intervento di L'unico modo eh, attualmente è la chirurgia, sì. E come si svolge l'intervento? Dunque, l'intervento eh, innanzitutto eh, è in anestesia locale, è un intervento piuttosto breve, eh, che non ha un grosso impatto sulla, diciamo, eh, sul paziente, in quanto è praticamente indolore. Il paziente, appena fatto l'intervento, se ne torna a casa, quindi, è un intervento ambulatoriale che possono fare tutti anche ovviamente le persone anziane che non sono quasi tutti, insomma, che non sono in perfette condizioni di salute. Eh, senza scendere nel dettaglio tecnico, comunque diciamo che l'intervento la tecnica attualmente più diffusa non prevede quasi neanche un'anestesia, si fa un'anestesia solo con delle gocce o al più con una piccola iniezione nei pressi dell'occhio, quindi è una cosa anche poco fastidiosa. Si entra però in sala operatoria, quindi prima dell'intervento bisogna avere una serie di accortezze, cioè fare delle analisi, fare, mettere dei colliri in preparazione, mettere dei colliri anestetici e poi si fa l'intervento vero e proprio che dura dai 10 ai diciamo, 20-25 minuti a secondo delle tecniche. Oggi le tecniche della chirurgia della cataratta, a parte casi molto particolari che non è il caso di parlarne, sono essenzialmente due. La tecnica più diffusa in questo momento nel mondo, e anche quindi in Italia, è la fagoemulsificazione. Eh, che è tutti gli interventi si fanno sull'occhio ovviamente al microscopio, la fagoemulsificazione prevede la, diciamo così, la frantumazione del cristallino all'interno dell'occhio e nella sua aspirazione. Eh, al posto del cristallino diciamo, che si era rovinato, che si era opacizzato, poi mettiamo una lentina artificiale che sostituisce nelle sue proprietà ottiche il cristallino. L'altro intervento che però ancora non ha mh, diciamo preso piede in maniera massiccia è l'intervento fatto con il laser, o meglio alcune fasi dell'intervento di emulsificazione che abbiamo appena sommariamente descritto si possono fare con l'ausilio di un laser, il femto laser. Il femto laser però Attualmente non è, eh, diciamo così, inglobato nel faco emulsificatore. Quindi di fatto sono quasi due interventi separati, bisogna anche cambiare letto operatorio, quindi è un po' più indaginoso, po più però complicato. consente in alcune fasi dell'intervento una precisione, diciamo così, maggiore. Attualmente in Italia, ma più o meno queste sono le statistiche, si fa circa il 2% di interventi con il laser che tra l'altro è un'apparecchiatura molto costosa e quindi per esempio negli ospedali è rarissimo trovarlo, e non è applicabile a tutte le situazioni, a tutte le tipologie di cataratta, ci sono alcune limitazioni. Probabilmente il futuro sarà questo e probabilmente la tecnica con il laser una avrà una maggiore diffusione nel momento in cui si riuscirà a avere in un'unica macchina gli ultrasuoni, che comunque restano la base dell'intervento, con eh, anche il risultato le laser, tecniche. Sì. E per quanto riguarda i risultati, che risultati ci si Ma possono aspettare? Allora, i risultati sono sicuramente molto buoni nel momento in cui la cataratta è l'unico eh, motivo di riduzione della vista. Voglio dire che in una persona anziana i motivi per cui la vista non è ottimale possono essere tanti. Eh, se paragoniamo l'occhio a una macchina fotografica, la cataratta è l'obiettivo dell'occhio. Se si rovina quello, la fotografia non viene bene, ma è necessario anche che ci sia una pellicola certo. decente perché se no una pellicola quando, si, quando esisteva la pellicola adesso non esiste più. Comunque una pellicola decente perché se no il risultato dell della fotografia non sarebbe buono. Così la cataratta noi la togliamo, ma se la retina eh, non è in buone condizioni, il risultato ovviamente non è buono. Consideri che le due grandi cause di riduzione della vista nelle persone in età della pensione sono la cataratta e la degenerazione maculare mm. legata all'età, che la macula fa parte della retina, quindi se non c'è la degenerazione maculare possiamo dire che l'intervento di cataratta ha dei buonissimi risultati, riporta alla eh, situazione di quando uno era giovane come capacità visiva. Non soltanto, ma facendo l'intervento di cataratta noi oggi siamo in grado di eh, correggere anche i difetti di vista, anche se l'intervento di cataratta non è un vero e proprio intervento di chirurgia refrattiva, quelli sono altri interventi, ma con l'intervento di cataratta noi riusciamo a correggere i difetti di vista semplicemente scegliendo una lentina intraoculare di, una, di un certo valore, diciamo di un certo potere diottrico piuttosto che un'altra. Come la misura delle scarpe, prima dell'intervento si fanno delle misure e si sceglie la lentina più adatta al paziente e al risultato refrattivo, cioè dopo l'intervento che vogliamo ottenere. Mm, quindi, al paziente in quel momento, e poi se c'è un peggioramento nel tempo. Beh, vabbè, poi possono quello... succedere eh, mo, i motivi per cui può calare la vista, no, sono tanti. In quel momento però si può intervenire anche inter su questo. Sì, mm -hmm. non soltanto, ma eh, oggi ci sono delle lentine intraoculari che. Consentono anche la correzione dell'astigmatismo e eh, addirittura ci sono delle lentine intraoculari multifocali, uh -huh. cioè che consentono al paziente, dopo l'intervento, di vedere contemporaneamente da lontano e da vicino. Quindi, insomma, i risultati gli sono, ci sono. gli strumenti str str ci sono e i risultati sono molto buoni. Eh, queste lentine, le ultime che ho detto, cioè quelle che correggono l'astigmatismo e che eh, consentono di vedere da lontano e da vicino. Sono molto più costose, il sistema sanitario non le dispensa e quindi queste lentine, anche queste lentine non hanno una diffusione così grande, però esistono e si possono impiantare Volente, si con possono. ottimi risultati. Sì. Ho capito. Senta, nel caso di degenerazione maculare quindi non è consigliabile l'intervento di cataratta? Eh, nel caso di degenerazione maculare bisogna fare degli esami diagnostici, il più diffuso si chiama OCT, è una sorta di TAC diciamo così, della retina, che eh, OCT sta per Oftalmic Coherent Tomography, quindi è una stratigrafia diciamo così, della retina che consente di vedere in che stadio di degenerazione maculare ci troviamo e soprattutto in che tipo di degenerazione maculare ci troviamo. Eh, quasi tutte le persone che si operano di cataratta fanno questo esame e Quasi tutte le persone che si operano di cataratta hanno qualche alterazione nella regione centrale della retina perché, come le dicevo, anche quello è legato all'invecchiamento. Quindi dipende dalla situazione ovviamente. In certe situazioni l'intervento può essere sconsigliato o addirittura controindicato. Ho capito. Senta, e da, da quale età si cominciano ad avere problemi di cataratta? Eh, la, la, la cataratta è un processo legato all'età, mm. quindi diciamo che l'età classica eh, dell'insorgenza dell della cataratta è, diciamo, forse dopo i 65 anni. Però ci sono anche forme addirittura congenite che vanno operate nella prima mm. settimana di vita, forme giovanili o forme, eh, diciamo, può, la cataratta alla fine può avvenire a qualunque età. L'insorgenza di una cataratta può essere poi eh, anche favorita dalla, dalle terapie, per esempio, dagli effetti collaterali di alcuni farmaci, fondamentalmente il cortisone, che eh, molte persone purtroppo devono prendere per problemi di natura generale a lungo e questo facilita l'insorgenza della cataratta, che poi è più frequente nei diabetici, nei miopi e quindi insomma l'età è variabile. Consideri anche che... La qualità della vita, la nostra qualità della vita migliora molto e sta migliorando molto e la, la richiesta di una buona vista migliora molto in funzione del miglioramento certo, della qualità, della, della, qualità vita. della vita e quindi l'età si sta sempre più abbassando. Io ho 60 anni e mi capita regolarmente tutti i giorni direi di operare nella seduta operatoria anche persone più giovani di me quindi, insomma. Io meno vecchia di me, scusa. Bene, io ringrazio il dottor Massimo Petrilli e Grazie. le chiedo se c'è un sito web, una pagina dove possono. sì www.massimopetrilli.com. Bene, quindi i nostri telespettatori possono trovarla lì. Io la ringrazio e la saluto. Grazie a lei, buonasera. Ringrazio i nostri telespettatori per averci seguito. Auguro un buon proseguimento di serata e vi aspetto alla prossima puntata di Eccellenze Italiane. Grazie.